Ciao a tutti! Allora, siete pronti per la festa del papà? Siccome questa per Jess è la sua prima festa del papà, io ho in mente una bella sorpresa e ho deciso di prepararla con voi. Farò un bel regalino e poi una ricetta golosa. Bene, non perdiamo tempo e incominciamo! Come regalo ho pensato di fargli una cornice con all'interno l'impronta della manina di Kelly. E quindi per questo progetto ci servirà una cornice, un foglio da disegno e dei colori a tempera. E nel mio caso, Kelly. Basta dondolare, ora devi fare la tua parte. Allora, per prima cosa sotto mettiamo della carta di giornale, così il tavolo non si rovina. Un barattolo di tempera, un foglio bianco, un piatto. Io è meglio che mi faccio una bella coda. Bene, io direi che siamo pronte. Allora, versiamo un po' di tempera nel piatto, così. E ora tocca a Kelly. Kelly, amore? Sì, tocca proprio a te. Ora devi intingere la manina dentro nel colore. Sì, sì, sì. Vai, 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 vai. Così, bravissima. Scommetto che neanche ti diverti, eh? Ed ora andiamo a fare una bella impronta. Wow, ma sei stata bravissima! Beh, ora andiamo a lavare la manina, Laviamo per bene. Bravissima! Ecco qui. Bene, proseguiamo. Ora ritagliamo il foglio della stessa lunghezza e altezza della nostra cornice e poi andiamo a incorniciarlo, no? Oh, ma che bella che è venuta! Piace anche a te, Kelly, vero? E ora io direi di preparare anche un bel bigliettino. Prima togliamo tutto questo. Io direi di farlo sempre in tema del bianco e arancione. Quindi mi prendo due fogli, uno bianco e un arancio. Con il biglietto arancio disegno la forma di una cravatta, come questa. E poi la ritaglio. Ecco qui. Ora prendiamo un nostro foglio bianco e lo pieghiamo a finestra, così. Ora teniamo chiuso e pieghiamo in alto i due bordi, così che sembra il colletto di una camicia. E ora andiamo a incollare la cravatta, solo su un bordo, così l'altro si può aprire. Chiudiamo il biglietto e voilà! Il nostro biglietto camicia è pronto. E all'interno ci scriviamo una bella dedica. Nel mio caso, naturalmente, ho scritto buona prima festa del papà. Ed ora che regalo e biglietto sono pronti, io direi di preparare anche una ricetta golosa. Nel frattempo questi li appoggiamo qui al sicuro. Prendiamo un rotolo di pasta sfoglia. Io ho preso quelli già pronti al supermercato. Lo srotoliamo e con un coltello creiamo delle forme a papillon come queste, che ora decoreremo con dei confettini colorati, tipo gli M&M's. Wow, che belli, allegri e colorati! E ora li mettiamo in forno ventilato per 15, massimo 20 minuti. Ehi, sono tornato! Buona festa del papà! Ah, già, è vero! Guarda, abbiamo un regalo per te! Cos'è? No, una cornice con l'impronta della manina di Emma! È stata bravissima! C'è anche un bigliettino a forma di camicia. Buona prima festa del papà. Wow! Ospita, Kate, mi sto emozionando. Non è mica finita qui. Ah, no? Guarda che dolcetti colorati ti ho preparato. Sono veramente belli e credo anche buoni. Beh, buona festa del papà. Grazie. E una buona festa del papà anche a tutti i vostri papà. Auguri! Ok, finiamo di piegare il bucato. Ciao a tutti, eccomi arrivato a casa. Ciao John, com'è andata a bowling? Oh mio Dio, è ancora quel maglione? Certo, quando lo indosso la mia squadra vince sempre, come oggi. No, io odio quel maglione, l'ho sempre odiato. Con quel coniglietto sei ridicolo. Beh, sarò anche ridicolo, ma questo maglione è il mio portafortuna e non lo butterò mai via. Ehi, ciao papà! Ah, hai la tua maglietta porta fortuna, allora hai vinto sicuramente al bowling. Esatto! Visto? Anche loro lo sanno.
Sì, beh, ok, ora però non ho tempo di stare qui a sentire queste stupidaggini sulla superstizione. Devo fare un sacco di cose, il bucato, devo stirare, devo fare la spesa, devo sistemare i gemelli. Mamma, se vuoi ti diamo una mano noi, sì. Oh, grazie ragazzi. Ok Tommy, hai sentito la mamma, vero? Ha bisogno di aiuto e quindi ora ti insegnerò come fare il bucato, così la prossima volta anche tu darai una mano, ok? Allora, per prima cosa dobbiamo dividere i bianchi dai colorati. Ehi ragazzi, cosa state facendo? Sto insegnando a Tommy a fare il bucato. Oh bene, perché ho qui alcune cose da lavare. Certo mamma, dai pure a noi. Vediamo un po'. No, questo maglione. Oddio, quanto lo odio. Vedi Tommy, bisogna fare molta attenzione a dividere i bianchi dai colorati, altrimenti si rovinerà tutto. Quanto vorrei che ti rovinassi tu. Mi è venuta un'idea. E se questo maglione accidentalmente cadesse nella cesta dei colorati e si rovinasse tutto? John non si arrabbierebbe mai con i bambini. Ok, ora che abbiamo diviso tutto, possiamo buttare tutto in lavatrice, ok? Dai, butta tutto, ok? Oh, siete davvero bravissimi, ragazzi. Io vado di là, eh? Ecco, fatto tutto. Ora non ci resta che aspettare, ok? Vieni Tommy, la lavatrice avrà finito sicuramente, ok? Forza, tiriamo fuori tutto, ok? Ci stiamo bene. Grace, guarda qui! Chi c'è Tommy? La maglia portafortuna di papà è diventata lilla! Oh no, deve essere entrata per sbaglio nella cesta dei colorati! E adesso che facciamo? Papà si arrabbierà moltissimo! Siamo proprio nei guai. Allora Tommy, qui c'è scritto che per sbiancare gli indumenti ci vuole dell'aspirina. Annie, per caso hai visto la mia maglia portafortuna? Io? No, chiedilo ai ragazzi, sono loro che hanno fatto il bucato. Ecco, dobbiamo ancora lavarla, per ora abbiamo fatto solo la cesta dei colorati. Esatto. Ah, ok, mi raccomando però, mi serve lavata e stirata entro stasera, eh? Cavoli, ora mi sento in colpa, ma questa è l'unica maniera per disfarsi definitivamente di quell'orrido maglione. Mamma, per caso hai un'aspirina da darmi? Un'aspirina? Sì, non mi sento molto bene, sai. Ok, è nel primo cassetto in bagno. Ok, grazie. Oh, poverina, le ho pure fatto venire il mal di testa per la preoccupazione. Speriamo che questa tecnica funzioni. Già. Oh no, Tommy, guarda, è come prima. Già, Grace, dobbiamo dire la verità a papà. Già, purtroppo hai ragione. Forza, carina, abbiamo quasi finito. Ehi Annie, non trovo la mia maglia portafortuna, ma non è ancora pronta. Papà, riguardo a questo dobbiamo dirti una cosa. Già. Ditemi pure. Beh, ecco, per sbaglio abbiamo messo la tua maglietta nella cesta dei colorati e purtroppo è diventata così. Cosa? Oh no, la mia maglia portafortuna è diventata lilla. Oh. Ups. Ci dispiace tanto, papà. È stato un incidente. Oh no, no! Mi dispiace, ma siete in punizione. Cosa? Ma John, hai sentito? È stato un incidente.
Non mi interessa, Annie. Hanno sbagliato e devono imparare che quando si sbaglia si pagano le conseguenze. Ma ecco, ci dispiace tanto, papà, davvero tanto. Sì, e poi ero stata così attenta, io non so come sia successo. Oh, cavoli, cosa ho combinato? Ora non posso più stare zitta. Forza, tutti in punizione. Ecco, John, veramente devo dirti una cosa. Sono stata io a mettere la tua maglia nel cesto dei capi colorati. Cosa? Ti hai lasciato che la colpa ricadesse su di noi? Sì, Becco, non pensavo che vostro padre si arrabbiasse così tanto. No, Annie, non ho parole. Oh, John, lo so, mi dispiace, ma lo sai quanto odio quella maglia. Beh, mi dispiace, ma ora sarai tu a dover pagare le conseguenze. Esatto. Davvero? E cosa fai? Mi metti in punizione? No, pagherai nel vero senso della parola. Mi darai i soldi e io andrò al negozio a comprarmi una maglietta uguale. Ma... E va bene, me lo merito. Vediamo se c'è qualcosa di buono da mangiare. Ehi mamma, ciao, siamo tornati. Oh, ciao ragazzi. Ditemi che vostro padre non ha trovato un maglione uguale. Oh, ha trovato molto di più. Già. Ehi Annie, guarda qui che fortuna. Oltre a trovare il maglione uguale, ho trovato anche il coordinato cappellino. Che fortuna. Già, che fortuna. Allora Lisa, hai scoperto cosa mi regaleranno per la festa del papà, tua madre e tua zia Annie? No, no. No, e anche se lo sapessi non te lo direi. È una sorpresa. Lo so. È che vorrei assicurarmi che non buttassero via i soldi in regali inutili, ma li spendessero in una cosa a me utile. Per esempio, un bel trapano nuovo. Henry, non tormentare i tuoi nipoti come ogni anno. Scoprirai il tuo regalo solo sabato. Uff. Allora, mamma, vado a farmi la messa a piega e poi torno a prendere Tommy. Non ce la faccio più. Che succede, papà? Sto cercando di attaccare un mobiletto al muro, ma il mio vecchio trapano fa i capricci. Me ne servirebbe proprio uno nuovo. Ok, ci vediamo dopo. Un bacino, Tommy. Ciao, Annie, a dopo. Ciao, mamma. Henry, che c'è? Tommy, quando la nonna tornerà dopo aver fatto la spesa, uscirò al negozio e andrò a comprarmi un trapano nuovo. Non è che tu sai se me lo compro inutilmente? Nonno, sei proprio incorreggibile. Già, sfruttare un bambino di 5 anni così. Smettetela, sapientine. Mi sembra di sentir parlare vostra nonna. Voglio solo assicurarmi che le vostre mamme non buttino via i soldi e regali inutili. Basta, io me ne vado. E tu, Kate, hai nascosto il regalo di papà in un luogo sicuro? Certo, Lisa, l'ho messo nel garage del nonno. Là non lo troverà mai. Brava! Sarà proprio contento della sua nuova pistola a vernice. Così potrà andare a giocare alla guerra con lo zio John. Già. Vediamo un po' se riesco a trovare qualcosa di utile per quel maledetto armadietto. No, qui no. Ma questo cos'è? Vediamo. Tanti auguri per la festa del papà dalle tue figlie. Bene, bene, ho trovato il regalo. Ora mi metto sul divano e me lo scarto. Tanto è mio. C'è nessuno? Nessuno? Molto bene. Vediamo. Che cavolo? Ma che diavolo è? Una specie di trapano. Ma vediamo un po' come funziona. Ma che diavolo? Oh mamma, che guaio!
Nonno, che hai fatto? Quella era la pistola a vernice di papà, era il nostro regalo. Scusatemi ragazze, pensavo fosse il mio di regalo. Dai, dovete aiutarmi a pulire prima che arrivi la vostra nonna. E tu che ci dai in cambio? Non saprei. Ho un'idea. Per 2 mesi, quando siamo qui, rinuncia al meteo e ci fai guardare ciò che vogliamo in TV. 2 mesi? Sono troppi. 2 settimane. 1 mese e mezzo. 3 settimane. 1 mese. Ok. Eri, ma hai chiuso la porta a chiave? Dai, muovetevi. Eri. Ciao, Mary. Henry, come mai hai chiuso a chiave? Lascia stare, Mary. Vieni in garage con me, ti faccio vedere una cosa. Ma devo appoggiare la spesa in cucina? Ma no, lascia stare. Vieni. Ma, Henry, posso entrare un attimo? No, non puoi. E perché, scusa? Perché... Perché i ragazzi mi hanno fatto una sorpresa, vero? Già, ci hai scoperti. Oh, che tesori! Ma siccome la sorpresa non è ancora finita, dobbiamo aspettare ad entrare, hai capito adesso? Ah, ok. Andiamo in garage. Da-da! Eccoci qui! Ma la sorpresa dov'è, scusa? Ecco qua, nonna. Ti abbiamo regalato un bel quadro. Oh, che bravi! Bravissimi! Ma questo è il quadro che avevamo appeso in corridoio? Sì, ma... Abbiamo pensato che di là fosse sprecato. Grazie mille, ragazzi. Un bel pensiero. La parete non veniva pulita, quindi ho dovuto inventarmi qualcosa. Brava. Wow, una pistola da pinball. Beh, ora potremo andare a giocare insieme, John. Già. Sono contenta che ti piaccia, papà. E per me un buono da spendere in un negozio di bricolage. Grazie, figliole. Mi avete quasi emozionato. Vedi, Henry, i regali inaspettati sono i più belli. E se vorrai, potrai comprarti quel cavolo di trapano che desideri tanto. Beh, ora tagliamo la torta e facciamo gli auguri a tutti i papà. Auguri, papà! Evviva! Ehi, mi passi l'aranciata? Dai! Ma cos'è stato questo rumore?